Bentornati al Caffè Amaranto, in consueta puntata di martedì per la nostra trasmissione, ma inevitabile perché Laghezza ha giocato, come sapete, il posticipo. Buonasera mister Jacobelli. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Allora Agostino, un Arezzo che incanta perché ha fatto vedere un ottimo gioco, oltre alla vittoria per 2-0, poteva essere anche una vittoria più larga, anche senza Cutolo, con questa notizia di Cutolo che potrebbe stare fuori per un po'. No, forse è stata la migliore prestazione della squadra dall'inizio dell'anno. Bene, bene, una squadra che si vede che ha voglia, è spumeggiante, è briosa. Poi sai, quando ti vengono tutte le cose fatte per bene, perché già dopo un minuto potevi andare subito in vantaggio con Brunori. Quindi è una squadra che ha voglia, si vede, te lo ho detto, questa è una squadra che darà fino alla fine, farà un campionato secondo me ottimo, perché è una squadra che si allena bene, ho detto, io vado degli allenamenti. E poi ha trovato anche Brunori che comincia a fare gol, quindi secondo me è stata la migliore prestazione fino adesso. Il Pontedera secondo te come l'aveva preparata? Perché Pontedera si trovava lì a 7 punti, un punto sotto Larezzo, aveva vinto 2 partite in casa, aveva pareggiato a Siena sbagliando anche un rigore. Aveva iniziato in modo forse un po' spavaldo, nel senso forse ha esagerato nell'affrontare Larezzo in modo aperto, sì, in quel modo. Secondo me ha sbagliato proprio andare a pressarti, gli ha dato la metà campo a disposizione all'Arezzo e l'Arezzo è devastante. Infatti il primo gol è stato su una palla lunga messa alle spalle del loro centrale. Secondo me gli ha dato troppi spazi all'Arezzo andando a pressarli troppo alti e così scoprendo troppo la loro metà campo. E forse era venuto qui per convinto che l'Arezzo fosse più timoroso, invece ha trovato, come dicevo prima, una squadra che sta bene, una squadra che ha voglia di giocare, che è briosa. Quindi dopo il primo gol poi non c'è stata più partita. Dopo sentiremo dal canto, gli ho fatto proprio questa domanda, no? Perché Larezzo tocca la palla tantissime volte, no? Chiama in causa presenti difensori, centrocampisti e anche l'azione del gol di Brunori, no? Sembrava iniziata con il famoso tiki-taka. Poi invece all'improvviso è partito il lancio centrale di Belloni e Fontanesi, che ha avuto tanti problemi con Brunori perché l'ha perso in quell'occasione, l'ha riperso nell'occasione, una delle occasioni finali. Al primo minuto l'aveva già perso. L'ha perso lì. Quindi. Quindi Larezzo ha saputo anche, cioè, come dire, interrompere quello che è il suo modo di gioco con un lancio improvviso, perché dice dal canto noi non dobbiamo esagerare con lo specchiarci troppo con questi passaggi. No, ma è l'atteggiamento del Pontedera che ha portato a fare quel tipo di giocata, perché il Larezzo, come dicevi tu, è una squadra che piace giocare, toccare tante volte la palla. Invece il Pontedera col suo atteggiamento di pressing alto, lasciando la metà campo alle spalle dei loro difensori vuota, ha messo in difficoltà i propri difensori. Quindi il primo gol bastava verticalizzare e trovare la palla alle spalle dell'ultimo difensore, che l'Arezzo andava in porta. Quindi è stato anche un atteggiamento del Pontedera a far sì che l'Arezzo verticalizzasse di più. Dobbiamo spendere anche 2 parole per Buglio, perché è un 98, è il capocannoniere dell'Arezzo in questo momento, che ha segnato il gol partita con la Lucchese, ha pareggiato seppur in fuorigioco con l'Arzachena, ha rifatto gol ieri con un piazzamento del Pontedera, era completamente sballato perché si era trovato in mezzo dei giocatori che non ci dovevano neanche essere, un'azione che ha sorpreso il Pontedera. Comunque questo ragazzo è abilissimo negli inserimenti. Sì, io l'ho incontrato quando era Empoli, nei ragazzi dell'Empoli, un 98, un ragazzo molto interessante. La cosa bella che ha fatto l'Arezzo ieri secondo me è proprio questo, che Buglio si buttava dentro mentre Belloni usciva fuori a fare quasi lui il centrocampista, anche se di partenza era lui il trequartista, mentre invece Buglio è uno che ha proprio i tempi di inserimento, già l'aveva fatto 2-3 volte prima. E questo interscambio tra Buglio e Belloni è la cosa che mi è piaciuta molto di più ieri. Un ragazzo che ha sfiorato la vittoria del torneo di Viareggio con l'Empoli, ha avuto l'esperienza con l'Inter da adolescente, un paio di stagioni nelle giovanili dell'Inter. Anche su queste scelte dei giocatori di Serie A, una volta si diceva, no, che in Serie C ti mandano gli scarti, ma non è sempre detto che è così. No, ma poi io dico sempre che a volte non è detto che uno debba entrare per forza alla porta della porta centrale, soprattutto chi fa i settori giovanili a grossi livelli. Molti giocatori a volte rimandano in giro pensando che siano ragazzi persi, invece ci entrano da un'altra parte, nel grande calcio. Quindi Buglio secondo me potrebbe essere uno di questi, perché ha qualità, poi sarà allenata giusta, sta trovando anche i gol che
che fanno sempre comodo sia a lui che alla squadra, quindi non è detto che un giocatore che dalla primavera deve entrare per forza alla porta principale. A volte andando a fare un po' di ossa, un po' di in giro nei campionati minori, si entra anche meglio nel grosso calcio. Ecco, Buglio che ha sottolineato, dice dal canto, ci ha insegnato a giocare a calcio, ha usato questa parola. Effettivamente ci punta molto, tu hai visto gli allenamenti, che cosa hai carpito dal suo modo di lavorare? Ma lui lavora molto su, te l'ho detto, soprattutto sulla fase difensiva. Infatti anche ieri sera ci avevano due ragazzi, due davanti molto bravi, perché Pinzaudi e Mannini sono due che ti mettono in grosse difficoltà. Invece ieri sia Pinto che Pelagatti, che i due esterni, hanno fatto un lavoro molto buono. Anche uno che ha già fatto secondo me una gran partita ieri a livello tattico è stato Foglia, perché a livello tattico è stato eccezionale davanti alla difesa, sia in copertura che in impostazione. Poi Buglio lui l'ha avuto anche, credo, a Empoli, quindi lo conosce meglio degli altri. E ti ho detto, l'interscambio tra lui e Belloni è una cosa che mi è piaciuta tantissimo. La parola anche su Serrotti, che ha fatto un percorso, perché era arrivato in prova in estate, non faceva parte insomma di quella che doveva essere il progetto, invece allenamento dopo allenamento, amichevoli, a partite ufficiali, insomma alla fine ha conquistato il dal canto, che evidentemente ha dato il suo messaggio per tesserarlo, e gioca sempre. Ma anche bene, perché ieri il centrocampo è stato forse il reparto che poi quando gli funziona quello al 90% funziona quasi sempre tutta la squadra, però i tre di metà campo sono stati bravissimi a livello tattico, a livello di gioco, di impostazione nella fase difensiva. Serrotti è uno di quelli che non ti spieghi come mai alla sua età sia ancora in queste categorie. Io l'anno scorso lo volevo portare con me a San Giovanni, avevo avuto qualche piccolo problema, però sono quelle domande che ti poni, però se purtroppo, non so se per infortunio, però è ancora qui in Lega Pro, però un giocatore che darà una grossa mano all'Arezzo. Molti adesso si chiedono, sognano, perché le stagioni sono strane. Ieri ovviamente è tornato Mario Somma, che ha fatto il commento tecnico per Rai Sport, e qualcuno, c'è anche Giorgio Cioffini, faceva un parallelismo, anche se è un parallelismo così magari un po' forzato tra virgolette, no? Però la stagione di Somma, no? L'Arezzo era retrocesso in C2, fu ripescato. Questa volta è successa una cosa un po' diversa, c'è stata una squadra, una società che era sull'orlo della fine, è stata salvata in un'altra forma. Da quel baratro è ripartita con tutto questo entusiasmo, eccetera, ed è partita a fari spenti, no? Senza, cioè addirittura l'obiettivo è quello della salvezza, anche ieri hanno detto cioè, i nostri piani non cambiano, eccetera. Però quando inizi a vincere, intanto sei lì, c'è entusiasmo, dove può arrivare o non ci bisogna porsi limiti, secondo te? No, per me non porsi limiti in questa categoria non esiste, però bisogna stare coi piedi per terra, perché il calcio è da una parte bello, però da un'altra parte ti puoi dare anche delle grosse delusioni. Per adesso io ribadisco il mio concetto, che questa è una squadra che può stare benissimo da metà classifica in su. Poi è normale che, come quell'anno lì, se arrivi verso febbraio, marzo o al mercato di gennaio, vedi che puoi fare un pensierino anche andare su, anche se quest'anno ci sono due o tre squadre, te l'ho detto. Speriamo che l'Entella vada su definitivamente, così uno se la toglie anche dal campionato, però squadre come Novara, squadre come Provercelli, la stessa Cararese, il Piacenza, sono squadre che per adesso sono un pochino più avanti della Rizza, anche se fare i playoff sarebbe anche un ottimo risultato. Poi, ti ho detto, bisogna arrivare a gennaio, vedere come è messo il campionato, e poi lì deve essere la società a dire se si può fare il passo in più oppure cercare di fare perlomeno i playoff. Poi c'è questo tour de force giovedì con la Juventus Under 23, che partita può essere? Ma io l'ho vista 3-4 volte la Juve, obiettivamente è una squadra che gioca bene a calcio, perché tecnicamente sono tutti ragazzi interessanti, giocatori che vengono da però manca loro un po' la mentalità del campionato, manca la cattiveria agonistica dentro di chi è veramente un giocatore di Lega Pro, mentre loro vengono da campionati, sì, è vero, campionati importanti, che il campionato primavera è importante, però non c'è quella rabbia dentro dei risultati a tutti i costi. Però se li lasci giocare e dai il pallino in mano a loro, ti mettono in grossa difficoltà, perché è una squadra che sa giocare a calcio. I tifosi dell'Arezzo non ci saranno
anche per, diciamo, una motivazione, sai che questa scelta delle squadre cosiddette B ha trovato molte critiche, anche perché si dice che comunque la Serie C è il campionato dei campanili, quindi inserire queste realtà, diciamo, artefatte che, o falsi un po', perché chiaramente vai a duellare con società da ben altre potenzialità. In più ce n'è solo una, nel senso fossero state tre o quattro, quindi anche dal punto di vista singolo magari era il caso forse di non rimandare questo progetto, no? Tu che ne pensi? Ma questo è un progetto che avevo avanti da tanti anni, perché già mi ricordo quando ero a Firenze, 2 o 3 anni fa già si parlava, e molte società erano propense a farlo. Io sono d'accordo, cioè non sa di nulla, perché è difficile che tu metti una squadra intera che ti cambiano tutti la mentalità, che ci sia. Non sono d'accordo che i tifosi non ci vanno, perché al di là di tutto per me l'apporto del pubblico di Arezzo ci vuole, quindi al di là che a me non piacciono anche a me queste squadre B, però secondo me il tifoso Arezzo deve andare a stare vicino alla squadra, soprattutto in questo momento qui che c'è tanto entusiasmo. I ragazzi hanno bisogno, secondo me, di questa vicinanza della propria curva, del proprio pubblico. Agostino, io ti ringrazio di essere stato con noi. Tra poco ci verrà a trovare Martino Gianni, vedremo anche le interviste agli allenatori e anche al presidente La Cava. Tra poco. Seconda parte di A Tutto Campo, saluto con grandissimo piacere Martino Gianni, ben ritrovato Martino. Grazie a voi. Ci metti sempre di buon umore la tua visione. Meno male. Senti, non parliamo di giostra, ma è meglio la giostra o il calcio? Ma senti, l'Arezzo la fa divertire, la giostra mi ha fatto divertire, però basta. Quindi ora... Sei sceso dalla giostra. Sì, preferisco a divertirmi con la partita dell'Arezzo. Senti, è una squadra che, lo dicevamo anche prima con Agostino Iacobelli, che fa anche divertire, cioè è bella da vedere, oltre che si trova in una posizione di classifica magari imprevista. Il bello di questo Arezzo è che è un Arezzo organizzato, nonostante che è una squadra giovane, ma si vede che dal canto ha sempre lavorato con i giovani. È bella da vedere, ha delle idee, entra in campo, sa quello che vuole e onestamente partita dopo partita sta crescendo, e questo già per noi è un buon punto di partenza. Per ora siamo secondi, chiaramente ci sono squadre che sulla carta sono più attrezzate dell'Arezzo, però non ha l'entusiasmo dell'Arezzo. Anche ieri è stata una partita non semplice, se uno va a vedere i risultati del primo tempo, sì, però fino all'espulsione di Benedetti è stata una partita che il Potenza la poteva riaprire e l'Arezzo poi dopo la poteva dilagare, ma chiaramente la gioventù comporta anche essere egoisti, quindi... Ci siamo fermati sul 2-0 molto più per l'egoismo dei giocatori che per altro. Ecco, tra l'altro ora si è sbloccato anche Brunori, che ha sempre fatto caterve di gol nei dilettanti, gli mancava questo primo gol con la maglia d'Arezzo e tra professionisti, si è sbloccato, potrebbe essere il primo di una lunga serie, avevi qualche dubbio o no? No, io qualche dubbio no, perché comunque le qualità si vedono. Il gol che ha fatto ieri è un gol che effettivamente ha un valore tecnico elevatissimo, quindi un giocatore con questi mezzi prima o poi si doveva sbloccare. Però quello che mi è piaciuto è che nell'organizzazione della squadra, gli attaccanti, però è l'inserimento di Buglio, che comunque al di là di tutto è una soluzione molto importante e che lascia sempre di sorpresa le difese avversarie, perché si vede che sono cose non solo studiate e riprovate negli allenamenti, ma fatte con meccanismi importanti, e questa è la bravura del tecnico. La bravura anche poi di chi ha portato questi giocatori, nel senso che era un po', come dire, si sapeva che sarebbe andata così, visto quello che aveva già fatto e dimostrato Pieroni in precedenza, non sappiamo dove arriverà questa squadra, però... davvero ha fatto un gran lavoro insieme a Testini. Ma senti, la qualità di Pierone è quella di avere contatti con società importanti, non a caso
quasi tutti questi giocatori vengono da settori giovanili seri, veramente seri, e quindi dalle doti tecniche elevate. Su Pierone c'è poco da discutere. Pierone è stato il direttore che ci ha fatto vedere il più bel calcio e che ci ha fatto sognare qualcosa di più importante. Quindi ritornare ad Arezzo dopo che hai fatto bene negli anni seri della società Amaranto era un impegno troppo grosso per Pieroni, se non quello di metterci l'impegno a 360 gradi e vedere un attimino di riportare non solo quell'entusiasmo, ma riportare alla gente con la fiducia che speriamo che ci sia al proseguo, che questa società è veramente una società e che non ci sono persone che venivano per altri scopi a far calcio ad Arezzo. Ecco, infatti questa è la cosa, poi al di là dei risultati del campo, che sono anche una conseguenza. Cioè la società sembra che abbia messo i tasselli al posto giusto, c'è anche grande entusiasmo a cominciare dal presidente della Cava, ma da Massimo Anselmi, che poi diciamo è la parte aretina, no? Che chiunque l'abbia conosciuto ne parla bene. Ma io penso che da questo esempio credo che qualche altro personaggio aretino si può permettere di avvicinarsi all'Arezzo per fare le cose in grande stile, serie più che altro, in grande stile, poi vengono da sé i risultati, perché nel calcio d'oggigiorno vediamo le società organizzate riescono anche ad avere non solo delle ambizioni ma anche dei risultati, e per l'Arezzo era giusto partire così. Per ora ci stanno dimostrando che sono seri e io credo che ora qualche altro elemento si può avvicinare all'interno della società per dare una mano, e credo che se l'Arezzo ritorna in parte anche agli aretini, allora forse possiamo sognare. Anche perché c'era stato in estate quel piccolo incidente diplomatico, no? Comunque di una possibile cessione, il tutto è tornato tutto nei ganghi, però credo che un qualche riflesso ce l'abbia avuta quella cosa. Vedi Fabio, il problema è come vuoi fare calcio. Se te ti fai trasportare dall'entusiasmo dei tifosi, che sostanzialmente poi le squadre nascono anche proprio per l'entusiasmo dei tifosi, però le devi sapere ponderare bene queste cose, perché al di là dell'entusiasmo te devi anche sapere operare. Se ti venivano fatti gli attacchi a questa società perché magari nell'opinione pubblica troppi giovani, ma così non valorizzi il tuo settore giovanile, vai a valorizzare il settore giovanile di altre squadre, però in fondo e fine poi te devi fare dei risultati e devi dare una logica su quello che fai. Io l'ho sempre considerata l'unica strada per poter far calcio ad Arezzo. Magari alle prime critiche gente che magari si impegna anche a livello economico, e non tutti hanno voglia di prendersi solo critiche, ma a volte anche degli applausi. Quindi sono stati sereni, hanno proseguito nel loro progetto, hanno proseguito nella loro strada e per ora ci stanno facendo divertire, per ora hanno ragione loro, quindi secondo me hanno fatto bene. Sentiamo dal canto l'allenatore del Pontedera, Magaia. Abbiamo fatto un bel primo tempo, sì, potevamo chiuderlo rotondo e avremmo finito subito, perché poi i primi 20 minuti del secondo tempo abbiamo concesso qualcosa che dobbiamo evitare di concedere, perché se l'avversario si procura le occasioni perché è più bravo ci sta, se l'avversario se le procura perché noi allentiamo non ci sta, quindi questo aspetto qua va migliorato, come ho detto ieri, comunque fa parte del cammino di una squadra che deve crescere, che è giovane, quindi potevo pensare che venisse tutto a ciambella col buco. Andiamo avanti. È una squadra che lavora sempre con impegno, una squadra che ha delle qualità, perché sennò questa serie di risultati qua non verrebbe fuori. Quindi dobbiamo solo che pensare una partita alla volta, continuare a pensare una partita alla volta e andare avanti. L'assenza di Cutolo, che immagino a livello psicologico poteva essere, no, un problema, invece la squadra l'ha superato abbondantemente. No, Nello è un giocatore importantissimo, è capitano, è un punto di riferimento per tutti, è normale che non ci piace la sua assenza, però numericamente e qualitativamente siamo preparati a dover sopperire alle volte a qualche assenza pesante. Sono contento che oggi i due cinghiali davanti si siano mossi come si devono muovere, perché questa categoria qua alle volte
fa sì che due giocatori con queste caratteristiche ti mettano più in difficoltà che magari arrivare col fraseggio, quindi va bene così. A proposito di fraseggio, poco prima del gol di Brunori, no, sembrava un'azione appunto di tanti passaggi, poi invece è partita l'imbucata centrale che ha sorpreso poi, no, il centrale del Ponte Nuovo. Sì, questa è una cosa che noi andiamo cercando di migliorare, perché sennò diventiamo stucchevoli, tentiamo di arrivare in porta con la palla, invece non è possibile. E soprattutto quando giocano giocatori con le caratteristiche di due davanti di oggi, che sono due che sanno attaccare a profondità al tempo giusto, lo è anche Zini, che ha fatto uno scampolo di partita, che ha queste caratteristiche qua, e noi dobbiamo imparare a scegliere quando è il momento di fare una roba e quando è il momento di fare l'altra, che non è facile. Ecco, le chiedo se ci può dire quali saranno i tempi di recupero di Cutolo ancora presto. No, io spero che in 3 settimane sia a disposizione, quindi da vedere poi passo per passo, perché nell'infortunio muscolare, a differenza di quello articolare, ci va il tempo suo. Ripeto, va per le caratteristiche dei giocatori. Noi siamo una squadra che fa fatica dal primo degli attaccanti all'ultimo dei difensori, quindi ne usufruiamo tutti, come siamo una squadra che tenta di partire dal basso a costruire, e di conseguenza arriviamo con tanti giocatori in zone pericolose e ne possono usufruire gli attaccanti. Tentiamo di farlo con il migliore equilibrio possibile. Da ex giocatore, iniziare così bene con questo bel gioco, risultati, quanto è importante poi per il morale, per la fiducia, anche per il proseguimento della stagione? Quando sei una squadra giovane così, l'entusiasmo è fondamentale. La grande sicurezza in noi stessi non deve sconfinare in presunzione o in superficialità, perché la linea è sottile e pericolosa, quindi facciamo che adesso abbiamo la Juve, che è una partita difficile, e pensiamo che dobbiamo fare con la Juve. Troppo Arezzo nei primi 20 minuti e poco Pontedera nei primi 20 minuti. Che secondo me la partita si è decisa lì, è riuscito a segnare 2 gol, ha avuto altre situazioni. Non siamo stati pronti come lo è stato pronto l'Arezzo, ha avuto un approccio migliore, ha costruito la partita su quei 20 minuti e poi l'ha vinta sfruttando anche delle ripartenze, ha avuto anche altre occasioni. Però in questo campionato non si possono concedere 20 minuti a un avversario che fra l'altro anche qualità, che gioca bene, che ha aggredito la partita secondo me bene e ha sfruttato al massimo le situazioni che le sono capitate. La nostra squadra secondo me poi ha lottato bene fino alla fine, è mancato l'episodio per riaprirla, perché secondo me c'era anche qualche episodio, ci poteva anche essere. Però il merito dell'Arezzo è quello, ripeto, di aver avuto un approccio bello, positivo, aggressivo, e ha conquistato la vittoria in quel frangente di partita. Ecco, 2 gol evitabili, perché non era messa molto bene in tutte e due, no? Sì, ecco, le cose vanno riviste, perché così dalla panchina magari è sempre difficile capire, però cioè, ho notato c'è molta più prontezza in tante cose, molta più rapidità, molta più brillantezza. Ecco, l'Arezzo ha avuto un approccio migliore del nostro, senza dubbio, e quindi secondo me ha meritato la vittoria in quel frangente lì. Rimane per noi la restante parte della partita, perché comunque è positivo che serva per i ragazzi a capire che le partite durano 90 minuti, non 70. Spendere 3 ammunizioni in recupero un po' troppo forse. Lo so, ma stare a vedere l'ammunizione in una partita dove magari prende anche delle ripartenze importanti, rimane in campo aperto con giocatori molto svelti anche dell'Arezzo, ci può stare, dipende da che ammunizione di troppo. Siamo all'inizio, quindi magari penseranno più avanti, però oggi era importante cercare di fare risultato, le ammunizioni si guadagneranno più avanti. E noi siamo a tutto campo dal Caffè Amaranto insieme a Martino Gianni. Cosa ti piace di più di Dal Canto, che abbiamo sentito prima? No, come riesce a trasmettere la fiducia e la sicurezza nei giovani. Il giovane viaggia molto di entusiasmo, però a volte quando o un dribbling o un passaggio magari non gli riesce come vorrebbe, è anche facile che si abbattano. Lui invece riesce subito a tirarli su e a far dimenticare subito l'errore e a riproporsi, a ricreare e a ricombattere per quello che poi è lo spirito di chi ha lavorato con i giovani. Una persona molto semplice, competente, una persona che ha lavorato anche con società ambiziose come nel settore giovanile della Juventus, quindi un ragazzo che si presenta a dover seguire quelli che sono i suoi consigli, meglio di Dal Canto secondo me ce n'è veramente pochi. Poi insomma, gli piace far vedere proprio giocare la squadra, no? Io credo che sono anni che non si rivedeva giocare l'Arezzo bene intendo con velocità, con impegno, con agonismo. Hanno assemblato una bella squadra fatta di gioventù, e poi la ciliegina sulla torta secondo me è Pelagatti, che ci mette quell'agonismo in più, essendo di Arezzo quello che
l'affezione alla maglia e il saper cosa vuol dire essere aretini all'interno del città di Arezzo, quindi anche ieri una bella leticata, insomma. Quel giallo lì che in un momento uno dice perché, però serviva però, quel momento. In quel momento serviva perché comunque ha fermato anche l'attaccante del Pontedera, che era entrato con esuberanza, la squadra si era affidata molto su di lui, gli aveva dato fiducia, l'aveva fatti salire dei 20-30 metri, quindi l'Arezzo era in pressione. È vero che gli è costato un giallo, però ha saputo fargli calmare le acque anche lui, e poi da lì dopo l'Arezzo ha ripreso a giocare. Sì, perché questo ragazzo, secondo me, è del 98, Tommasini, è entrato e ha fatto molto meglio sicuramente di Pinzauti, no? Ma non solo, si è preso la squadra, ha portato quella volontà, quella voglia e quell'impegno che ha fatto sì che il Pontedera rimanesse sempre in pressione più alta, quindi l'Arezzo riusciva male dal tiro, dalla punizione in poi. L'Arezzo aveva aspirato il 3-0, ha solo che subito, poi è venuta l'espulsione di Benedetti, da lì piano piano poi le cose si sono riaggiustate, anche se potevamo fare 4-0 in una ripartenza. È vero che è venuta la traversa, ma insomma, se la dava al centro, più solo di così non si può. Sentiamo Buglio e Brunori. Sono molto contento di aver fatto anche il terzo gol, però sono contentissimo più per la squadra che per me. Stiamo facendo un grande inizio di campionato e merito tanto della squadra. Devo dire che molto merito è del mister, perché ci insegna a giocare a calcio. Durante la settimana giochiamo a calcio, non giochiamo a pallonate. Perciò da una parte sì, ci aspettavamo di fare un buon calcio. Io sono molto contento del mister, ci dà un grosso stimolo. Allenamenti andiamo a 2000 e oltre al mister è grosso merito è degli esperti come Cutolo, Luciani, Foglia, Pelagatti, ci danno una grossa mano all'interno del gruppo. Ecco, questi inserimenti in cui trovi poi anche facilmente il gol, ecco, sono intuizioni di Dalcanto. Sì, diciamo che a volte lo proviamo in allenamento, ci dice sempre a noi mezzale di buttarci nel mezzo e oggi è venuto bene, diciamo, è venuto fuori un buon gol, bel gol. Sicuramente quando un attaccante fa gol sembra una grande cosa, però oggi la cosa più importante era portare a casa questi tre punti che per noi sono veramente importanti, anche perché adesso affrontiamo una settimana molto impegnativa e ci dà stimoli per lavorare bene e affrontare le prossime partite. Sicuramente il mister, noi proviamo a fare quello che ci chiede il mister, vuole che siamo i primi difensori e oggi l'abbiamo fatto e bisogna continuare a farlo perché è così che portiamo avanti i nostri risultati. Hai segnato anche la doppietta, cosa è successo sul gol? Ma non l'ho capito sinceramente, quindi però vabbè, arriverà sotto la curva. Dopo la prima occasione hai temuto che poteva essere un'altra serata storta? Ma per un attaccante sinceramente sono i momenti, ho tirato a botta secca e è rimasta là. Le idee chiare, Buglio, giocatore che con tre gol, no, dicevamo, guida il marcatore dell'Arezzo, ha questa capacità di inserirsi, sorprendendo, perché sul suo gol, come commentavamo anche prima con Agostino Jacobelli, era saltata praticamente la linea difensiva del Pontedera, perché mi pare che si trovasse Coppolo addirittura l'unico giocatore nei pressi, ma comunque lontano da Buglio. No, ma quello che è bello di Buglio è che lui riesce a leggerla prima, lo sviluppo dell'azione, e nell'inserimento quando si inserisce sempre libero, poi magari lo può sbagliare, però lui è sempre libero. Queste sono cose molto importanti, specialmente per questa categoria. E è bello, a me mi piace vedere i giocatori che hanno questa intelligenza, e questo non per ripetermi, ma è merito molto dell'allenatore, che sa spiegargli bene le situazioni, glieli prospetta per quello che poi in campo si avverano. Quindi bravo Dalcanto. Ecco, bravo Dalcanto. È una settimana in cui è un bel banco di prova, tre partite in 7 giorni, il banco di prova della Juventus Under 23, poi in casa con l'Albissola, insomma alla fine di questa settimana l'Arezzo potrebbe trovarsi ancora più in alto. Sì. Ora, non vogliamo troppo. No, giovedì va a trovare una squadra che comunque
ha un po' le caratteristiche dell'Arezzo, magari a livello di agonismo qualcosa lasciano, ma a livello tecnico comunque anche l'Under 23 della Juventus ha dei valori, quindi è un bel test per l'Arezzo anche per capire un attimino con squadre molto simili sia nel gioco che nella tecnica le proprie potenzialità. Non sarà facile, però di sicuro se l'Arezzo dovesse fare il risultato lì, allora prende ancora più fiducia e quindi diventa difficile per tutti, perché l'Arezzo già ha incontrato Pisa, Siena, Lucchese, la Lucchese un pochino meno, ma il Pisa e il Siena già squadre attrezzate per fare il salto nella categoria superiore. Ha sempre detto bene l'urto, non è mai stata messa sotto, anzi, quindi passare ad Alessandria al test con la Juventus e passarlo bene, allora sì, allora si può sognare. Una nota finale anche su Salifu, che ha fatto i suoi primi minuti, giocatore molto esuberante, che ha un passato con tante presenze, Fiorentina, Modena soprattutto, ecco, che può essere un giocatore anche al posto di Basit, non so come tu lo vedresti. Io senti, a me il centrocampo ieri dell'Arezzo è piaciuto molto, anche Foglia comunque non è che lo scopriamo ora, quindi a me dice, però lui dà anche quella fisicità che magari a volte si potrebbe dire che il centrocampo dell'Arezzo, tolto Foglia, è abbastanza leggerino, quindi hai un giocatore che può portare peso. Ieri comunque una squadra del Pontedera che l'Arezzo regalava molti centimetri, eppure di testa non hanno presa una, quindi hanno dei valori e questi valori riescono a metterli in campo e credo che nell'intelligenza di dal canto avrà bisogno di tutti e tutti i giocatori si faranno trovare presenti, quindi abbiamo fiducia, lasciamoli lavorare, ci stanno facendo divertire, siamo orgogliosi di avere questa squadra e di poterla seguire, quindi sono convinto che tutti i giocatori che sono stati presi sono giocatori che servivano e non sono stati presi magari le terze, quarte scelte. Martino, grazie di essere stato con noi, vi lasciamo proprio alle interviste con il vicepresidente Anselmi e anche con il presidente molto euforico Giorgio Lacava. Grazie Martino. Grazie a voi. Prima di trasmissione insieme a Stefano Brandini e vicepresidente Massimo Anselmi. Allora, una vittoria questa sera, un po' il coronamento, perché bel gioco, vittoria e secondo posto. Sì, come diceva il mister, valeva 6 punti questa vittoria e effettivamente abbiamo veramente conquistato questi 3 punti, però deve dire nel modo migliore. Stefano, qual è la sintesi di questa sera? La sintesi che è una squadra con le idee chiare, l'Arezzo, che fa un possesso di palla non sterile, ma fa un possesso di palla cattivo, sempre per cercare la profondità, sempre per cercare di andare in superiore numerica. Aggredisce l'avversario in modo direi importante. È una squadra che se ha un difetto è quello che non deve mai abbassare la guardia, se la abbassa un attimo che concede si deconcentra, però è un Arezzo bella da vedere, da stropicciarsi gli occhi. Al di là di essere tifosi e di gioire per i risultati, io gioisco per la prestazione, che a questo punto non dà più confini a questa squadra, si deve continuare a stare a fare spenti, perché giusto così, perché ricordandoci che 7 mesi fa eravamo morti, oggi però siamo vivi e siamo una squadra che possiamo dare veramente noi a tutti, un progetto di gioco costruita con criterio e secondo me è assemblata benissimo dall'allenatore, che ha avuto un grande pregio il mister, quella di farla diventare squadra subito, non era facile, ci è riuscito. Da Pontedera a Pontedera, dal quasi il funerale, no, dell'Arezzo a questa rinascita. È vero, assolutamente, appunto è stato addirittura ricordato quel momento difficile, devo dire un presidente eccezionale, quindi lo abbiamo ricordato prima della partita, comunque vorrei ritornare sulla partita e devo dire che è stata veramente divertente, è una conferma insomma che questa squadra ci può dare grandi soddisfazioni. Quando l'avete pensata è così che la volevate? Ma io ero veramente positivo, ero convinto che gli addetti ai lavori avrebbero fatto un ottimo lavoro e questo lo dimostra il campo. Sì, se riuscire a trovare tra virgolette una nota no, negativa no, è quella che non si capisce come mai si va 800 a Siena, 400 a Pisa e poi siamo in 2000 allo stadio Arezzo. Cioè io vorrei che all'Arezzo ci fosse più presenza, perché non può essere una volta la scusa che sono 6 gradi, una volta che c'è la Rai, bisogna veramente, anche perché questa squadra merita a parte tutto di essere seguita, cioè la merita perché è veramente una squadra che durante la partita ti trasporta, ti fa godere, ti fa trovare l'orgoglio, quindi c'è bisogno di ritrovarla questa retinità.
la squadra lo sta dimostrando con grande umiltà, si sta meritando l'appoggio di Arezzo, quindi io insomma invito i miei concittadini a venire allo stadio, perché è veramente un motivo di soddisfazione, di vanto, insomma non è la stessa cosa guardarsela in un computer o alla televisione, se c'è la possibilità venite allo stadio, perché veramente questa squadra diverte. E questo insomma l'appello lo lanciamo. Assolutamente, devo dire, appoggio in pieno le parole di Stefano, perché è divertente vederla dal vero, sentire questi cori, questa emozione, insomma, è tutta un'altra cosa. Quindi un bel invito, e devo dire che comunque siamo partiti bene, perché il parterre comincia a diventare comunque interessante e sicuramente sarà di buon auspicio anche per altri concittadini. Una squadra che sta cavando bel gioco, vittorie e soddisfazioni. Assolutamente sì, sono molto soddisfatto. Oggi che diciamo la partita non è stato il solito cardiopalma delle quattro partite precedenti, è un gioco bellissimo, alla fine della partita mi ha fatto piacere perché tanti tifosi mi hanno detto: Presidente, ci divertiamo proprio a vedere questa squadra, e questa è la cosa più bella. Poi quando si inizia a vincere, insomma, se si prende gusto, la squadra prende fiducia, è una squadra che non si sa a questo punto che limiti si può... Io assolutamente, noi sappiamo i nostri programmi, io ti dico che ci sono tante squadre più forti dell'Arezzo, più titolate dell'Arezzo, però io che vedo tante partite Lega Pro, in questo momento il gioco che fa l'Arezzo non lo fa nessuno, questo sinceramente, ma non perché sono il presidente, lo devo dire. Poi oggi si è sbloccato anche Brunori. Matteo Brunori, voi sapete che io Matteo lo conosco da tanti anni e quindi sapevo che tipo di giocatore è, avete iniziato a vedere i suoi numeri, si è sbloccato, per un attaccante fare gol è la miglior medicina. Poi si respira una grande armonia, oltre che la piazza che ha capito il progetto, ma anche la società che si è strutturata, è cresciuta tantissimo, lo si vede da tanti piccoli dettagli. Io ripeto, perché oggi mi è venuto in mente questo, che ero più tranquillo perché non era la solita partita cardiopalma delle prime quattro partite, ero più tranquillo a dieci minuti dalla fine, e pensavo che noi solo sei mesi fa abbiamo preso sta squadra in tribunale, non sapendo assolutamente che poteva succedere nel campo, fuori dal campo, e quindi io penso che in sei mesi fare tutte queste cose è veramente un miracolo. E sei mesi o quasi di presidenza di una squadra di Serie C che senza zitto. Vissuta sempre al 1000 per 1000, con impegno costante tutti i giorni per qualsiasi cosa, dai campini ai giocatori, e quello forse è il segreto.